Gol di Roger annuncia davanti ad una piazza gremita che il One Piece esiste e dà inizio all'era della pirateria. 22 anni dopo, Luffy, un giovane ragazzo che sogna di diventare pirata, si ritrova all'interno di una nave pirata dove fa la conoscenza di Kobe. Un flashback ci ricorda che questa passione per la pirateria nacque 10 anni prima quando, ancora bambino, fece la conoscenza di Shank il Rosso e la sua ciurma, ai quali rubò il leggendario frutto Gomu Gomu che gli diedero poteri formidabili. Tornando al presente, Luffy affronta il capitano della nave dove si trova la temibile Albida con una taglia di 5 milioni e dopo un breve duello la sconfigge facilmente. Altrove, Zoro il cacciatore di pirati si trova in un cimitero e dopo essere stato sfidato da un misterioso guerriero lo sconfigge in poche mosse. Kobe e Luffy scappano con la zattera ed arrivano a Shell's Town dove si imbattono in un bar in Zoro il quale, infastidito dal comportamento di un Marine, si azzuffa e li batte. Il capitano Marine Morgan scopre l'accaduto e propone a Zoro di incatenarsi 7 giorni senza cibo e acqua per avere una ghiotta ricompensa. Lo spadaccino si fida e inizia la prova. Luffy, alla ricerca di una mappa della rotta maggiore, si imbatte nel cortile e chiede all'amico di entrare a far parte della ciurma. Questo si rifiuta e la strada dei due si divide. Nel frattempo, la rinomata gatta ladra di nome Nami si intrufola nel castello alla ricerca della mappa ma si imbatte in cappello di paglia. I due decidono di allearsi ed insieme eludono Morgan ritrovandosi nella stanza con la cassaforte contenente la mappa. Accortosi dell'inganno, il comandante Marine irrompe in stanza e i due sono costretti a lanciarsi dall'ultimo piano. Nella piazza imperversa un vero e proprio duello con tutti e tre che si dimostrano abili guerrieri, Nami utilizzando il suo bastone, Zoro con le sue spade e Luffy che dimostra di avere il potere di allungarsi e diventare di gomma. Morgan sembra avere il sopravvento quando Zoro e Cappello di Paglia si alleano. Lo spadaccino colpisce Morgan nella parte inferiore lasciando spazio al compagno per il colpo definitivo del KO. Vinto il duello, Nami, Zoro e Luffy decidono di allearsi e partire con la mappa per la rotta maggiore. Una volta arrivati alla barca però compare Kobe, il quale dichiara apertamente di non volere imbarcarsi con loro e di voler diventare un grande Marines. In mare invece, un misterioso ammiraglio di nome Garp apprende la notizia della sconfitta e si dirige minaccioso alla base, pronto a catturare Cappello di Paglia ad ogni costo.